Sì, lo avrà molto da offrire, non solo da un punto di vista sportivo, anche da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista culturale, degli eventi. E noi siamo veramente molto lieti di poter ospitare qui a Lovere la squadra degli Under 14. Sappiamo che in questi giorni si stanno allenando veramente con grande impegno. Sappiamo però che si sono anche divertiti nel cimentarsi in altri sport, quali la canoa, il canottaggio, il nuoto, e quindi la cosa ci fa molto piacere. Ecco, abbiamo messo veramente in campo tutte le nostre forze per cercare di farli sentire a casa. Mister Roberto Previtale, allenatore dell'Under 14, questa settimana qui in ritiro a Rovere, una novità per quanto riguarda il settore giovanile e questa squadra? Sì, è il primo ritiro che facciamo qua a Rovere. Bella esperienza, bel posto, ci stiamo trovando veramente bene. Che dire, speriamo di tornare poi l'anno prossimo. I tuoi ragazzi sono campioni d'Italia per quanto riguarda l'Under 13, sei trovato questa squadra di veri campioni. Sì, ho questo gruppo, quindi complimenti sicuramente per il risultato, vanno ai miei precedenti. Il gruppo è un buon gruppo, stiamo lavorando bene, ci stiamo divertendo, ci stiamo conoscendo e il ritiro ci aiuta in questo. E via, dai, cominciamo, e la stagione è lunga, ci saranno tanti tornei, campionato. E ci stiamo preparando al meglio. C'è un obiettivo per la tua squadra per questa stagione? Ma il mio obiettivo è che quest'anno cominciano a giocare a 11, perciò è quello di incominciare a dargli qualche nozione, qualche stare, diciamo così, cercare di stare in campo bene, non dimenticando poi l'aspetto anche proprio individuale del ragazzo. Credo, speriamo, ecco, comunque è già 4 anni che faccio questa categoria qua. Gli possiamo dare un qualcosa da parte nostra, sempre il massimo. Le parole che sono emerse questa sera sono passione e divertimento, devono essere un po' le parole d'ordine per quello che è poi le fatiche che andranno ad affrontare, sia conciliando sia l'anno scolastico che poi la stagione calcistica. Sì, hai detto bene, l'abbiamo detto anche in questa serata qua, passione e divertimento con un occhio alla scuola, perché ricordiamoci che comunque sono ragazzi di 13 anni, hanno avanti ancora un percorso, però ecco, in questo senso Atalanta cerca di essere attenta, di conciliare bene sia la parte di campo che la parte fuori dal campo. Fanno un buon accorso qui a celebrare il settore giovanile Atalanta in questa Under 14, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, una squadra di campioni che ha seguito anche da vicino. Sì, dai, un risultato prestigioso che è il frutto di tanti anni di lavoro. Se pensiamo che in questo gruppo oggi Under 14 ci sono ragazzi che sono da noi da 7 anni, questo la dice un po' lunga. È la nostra storia, dai, la nostra tradizione. Ogni anno anche il presidente sottolinea l'importanza del partire bene con i bambini e con l'attività di base, con tanti ragazzi bergamaschi. Noi non abbiamo solo bergamaschi, abbiamo tanti lombardi. E questo è un percorso che continueremo, perché abbiamo avuto grandi soddisfazioni, e quindi dai, in bocca al lupo per la nuova stagione di questi ragazzi che devono continuare sulla strada che hanno intrapreso. È stata una bella serata soprattutto per i ragazzi che meritavano magari un po' di palcoscenico dopo questa bella vittoria, sono stati veramente bravi l'anno scorso, complimenti a Stefano e al gruppo dell'attività di base che hanno portato avanti questi ragazzi. Adesso magari devono fare un passo in avanti con l'attività agonistica, e speriamo anche da questo gruppo che l'Atalanta possa ottenere fra qualche anno qualche giocatore. Giancarlo, allenati da mister Previtali, che è stato uno dei tuoi ragazzi. Allenati da Roberto Previtali, che è stato un ragazzo nel nostro settore giovanile che io ho avuto la fortuna di allenare, un bravissimo ragazzo, sicuramente sono in buone mani. E grazie, approfitto per ringraziare ancora l'amministrazione comunale e la società di calcio di Lovere che ci hanno ospitato. È stata una bella, per i ragazzi sicuramente una bella esperienza, vivere in gruppo, partecipare, vivere un ritiro, forse la prima volta, per cui cosa veramente bella, grazie ancora.